Ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni, è venerdì e parliamo di network. Allora, venerdì scorso ho fatto un video sui broker del network, quelli che in borsa ne hanno 5, 6, 7, 10, quindi se non ti piace una cosa te ne vendono un'altra, se non ti piace quell'altra un'altra ancora, dicendo ovviamente che è un paradosso, una cagata pazzesca, perché il network è una prospettiva di miglioramento e ti devo dare una strada, non 700. Oggi faccio un video invece con i trader del network, cioè quelli che teorizzano come nel trading. Il trading è una delle attività che si fanno nei mercati finanziari, in cui si cerca di fare scalping, in cui si cerca di fare picking, cioè di cogliere quelle opportunità, quei momenti in cui un titolo va meglio, un'opzione, un'azione va meglio, e si fanno operazioni intraday velocissime in cui si cerca di perdere poco, di guadagnare tanto, di massimizzare i risultati. E c'è gente che fa i network con questa filosofia, cioè dicono: devi trovare il momento giusto in cui entrare in un network, devi beccare il momentum, il picco, devi beccare la fase di esplosione. Allora scrivilo, tutte cazzate. Devi trovare un'azienda seria, che sia seria da anni e che lo sarà nei prossimi anni. Devi necessariamente capire che è una professione, per cui se è una professione è un lavoro da cassettista, è un lavoro di medio-lungo periodo, da coltivatore, da allevatore, non è un lavoro da cacciatore, non è un lavoro in cui vince chi becca il titolo giusto, l'azienda giusta e il momento giusto. Tu devi essere giusto, tu devi crescere, tu devi fare dei passi avanti, tu devi cambiare testa da cercare il colpaccio a diventare un professionista. Non mi stancherò mai di dirlo, finisco la voce a forza di gridarlo, ci ho scritto un libro sopra. Vi prego, non fate sta roba di passare da un network all'altro, magari andando a rubare collaboratori, perché l'attività non è cercare l'azienda, cercare il momento, rubare le persone. L'attività è avere un'idea, una visione, una professione e raccontarlo a 60 milioni di italiani dicendo loro che c'è una possibilità di cambiare testa, di cambiare occhi, di cambiare attività, di cambiare vita. Dai, dai che ce la facciamo!